Questo programma è offerto da... Orange.tv, collegatevi, eh? Parole di Oriano, uscito da Sboroni. Ben ritrovati a tutti amici di Orrace TV, in questa puntata speciale si parlerà del campionato italiano GT3 che presso l'autodromo internazionale del Mugello ha celebrato il round conclusivo di stagione, quindi oggi è tempo anche di fare un bel bilancio su questo campionato che sicuramente ha regalato tantissime emozioni. Naturalmente per far tutto ciò noi oggi all'interno dei nostri studi televisivi di Sport Italia abbiamo uno dei super protagonisti della serie 2016 che tra poco vi vado a presentare. Prima però vi vorrei presentare e far salutare quel muso super aggressivo ma tanto dolce della Lamborghini Huracan di Giorgia Crivello. Ma che carino, ogni volta ce le studi la sera prima queste presentazioni. Ciao Ricky, buonasera a tutti i nostri telespettatori. Con noi abbiamo un ospite che ho già avuto il piacere di conoscere, non ha mantenuto la promessa perché gli avevo chiesto di portargli a fare un giro, non mi ha portata, quindi io rinnovo la richiesta e vediamo se la prossima volta mi accontenta. Ecco, tra l'altro Giorgia, a fine trasmissione, sì, con il driver che ci è venuto a trovare oggi, abbiamo pensato a una cosa un po' carina. Abbiamo pensato a una cosa sicuramente particolare che lanceremo proprio oggi per la prima volta. Cosa abbiamo pensato? Ad una rubrica, e praticamente la rubrica Confidenze con il pilota. Quindi parleremo ovviamente per tutta la puntata della gara e di tutto ciò che concerne ovviamente il tema del nostro programma. E alla fine ci dedicheremo a scambiarci un po' di confidenze in amicizia, diciamo, con il nostro ospite di oggi, anche perché è carino sapere un po' di curiosità, no, su questi ragazzi, insomma. Che tra pochissimo vi vado a presentare. Il tema della trasmissione ve l'abbiamo svelato, ora non mi resta che salutare il nostro super driver Lamborghini Riccardo Agostini. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao Ricky, un piacere riaverti nei nostri studi televisivi di Sport Italia. Sei stato al Mugello, come detto, per questo round conclusivo dell'annata. Ti sei presentato in terra toscana per poter vincere il campionato, ma poi qualcosa non ha funzionato. Poi andremo a capire cosa, ma prima c'è da fare subito un'analisi. Non eri più in squadra con il tuo compagno Alberto Di Folco, ma ad affiancarti c'è stato Loris Pinelli. Ci vuoi innanzitutto spiegare questa cosa? Sì, per l'ultimo appuntamento del Mugello appunto abbiamo modificato le coppie, non solo noi ma anche altri equipaggi Lamborghini, proprio per fare in modo di avere più possibilità al fine di ottenere un risultato positivo al termine di campionato. Ho condiviso la macchina con Loris Pinelli, un pilota che aveva già avuto un'esperienza con questa vettura durante la 24 ore di Spa. Per cui ho accettato e condiviso insomma questa scelta al fine di ottenere il miglior risultato possibile. Ricky, al Mugello avevi l'importante compito di conquistare il titolo, no? Come abbiamo visto ti sei presentato come al solito molto carico e molto aggressivo. Volevo sapere da te, partendo dalle prove cronometrate, come sono andate le cose. Alle prove settima posizione, giusto? Sì, settima posizione, un po' difficoltosa la qualifica in una condizione di bagnato. Ho ottenuto, diciamo che era piovuto, l'asfalto era ancora bagnato, quindi una condizione che andava ogni minuto migliorando. Ma infatti una curiosità personale, cioè cambia tanto, cioè ad asfalto umido piuttosto, cioè cambia proprio tanto, voi ve ne accorgete molto? Sì, diciamo che sono più le gomme che se ne accorgono e la vettura che poi ovviamente giro dopo giro, asciugandosi la pista, aumenta il grip, quindi i tempi sul giro diventano più rapidi, quindi anche noi come piloti cerchiamo sempre di capire qual è la situazione migliore, quali sono le traiettorie migliori, dove guadagnare tempo.
ahimè, ho ottenuto questa posizione sulla griglia, sicuramente le aspettative erano diverse, però ho fatto il massimo. Ecco, quindi sei partito tu per gara 1, Ricky, hai condotto un buono stint di corsa, poi hai lasciato la vettura a Loris Spinelli, che è stato autore di un episodio. Cos'è successo? Ma la gara sin dal primo giro è stata un po' in salita, non tanto per contatti di gara o per problemi tecnici, ma proprio perché la velocità nostra non ci consentiva di lottare con le posizioni, con le vetture di testa, appunto. E al termine, a due giri dalla fine, tre adesso non ricordo bene, c'è stato un contatto tra il mio compagno e Mirko Bortolotti. Onestamente non me la sento, come poi hanno deciso i commissari di gara, di dare la colpa all'uno piuttosto che l'altro. Onestamente è stata una condizione un po' al limite, che ha creato una situazione peggiore a, appunto, Bortolotti e migliore, tra virgolette, a noi. E quindi mi spiace, insomma, che ci sia stato tra i Lamborghini questo evento crash spiacevole. Alla fine per voi solo la settima posizione al termine della gara. Poi Giorgia? Poi c'è stata domenica la gara 2, giusto? È sì. Partito Loris Spinelli, che scattava dalla dodicesima, sì. E ti ha lasciato la vettura in top 10. Sì, lui è risalito fino alla decima posizione. Quindi due anche, posizioni. Esatto, poi io ne ho recuperate altre due. Però come nella gara del sabato, purtroppo non abbiamo avuto in tutto il weekend una performance come abbiamo avuto nei weekend precedenti, e quindi abbiamo fatto il massimo, e quella era la posizione che potevamo tenere. Ecco, un peccato, Ricky, perché forse nella gara più importante dell'anno avete colto la peggiore performance. Questo è stato un peccato, perché ci si giocava veramente tanto in quella del Mugello. Sicuramente, Ricky, perché io, come sempre, ero molto fiducioso all'inizio del weekend, insomma, a prescindere poi dai cambiamenti di coppia che sono stati fatti. Io pensavo che, soprattutto avendo vinto nel primo weekend al Mugello, insomma, potessimo essere performanti per lottarci, se non altro, la vittoria della gara. Poi quella del campionato sarebbe stata molto più difficile, proprio perché i punti di distacco dal primo e dal secondo equipaggio erano abbastanza. Sì, erano parecchi. Quindi mi spiace, se non altro, aver concluso con una performance un po' così un po' in ombra. In ombra, e quindi niente, è andata così. È andata così. Comunque ti sei rivelato sicuramente uno dei piloti protagonisti della serie e primo tra le Lamborghini. Che abbiamo sentito, so che c'è una clip. Assolutamente, non solo oggi Riccardo Agostini a farci il bilancio della sua stagione, ma naturalmente noi in quel del Mugello abbiamo sentito anche il patron di casa Antonelli Motorsport, Marco Antonelli. Queste le sue parole. Qui al circuito del Mugello, come ultima gara del campionato italiano, se devo tracciare un bilancio della stagione, direi che, nonostante la gara finale, è un bilancio positivo, soprattutto per Riccardo Agostini, che ha dimostrato di valere quello che è il suo nome. E purtroppo l'ultima gara per noi non è stata tanto positiva, perché un problema alla vettura, del quale stiamo indagando e cercando di capire cos'è stato, ha precluso un po' le potenzialità e le prestazioni. Bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto. Siamo arrivati primi delle Lamborghini, siamo arrivati abbastanza avanti, però speravo di chiudere meglio la stagione. Ecco, in questa kermesse molto importante del Mugello, presente come guest star Alex Zanardi, che a bordo della sua BMW ha vinto gara 2. Ecco, Ricky, vorrei chiedere a te, visto che ce l'hai avuto come rivale, come hai visto Alex Zanardi? Un parere su di lui e anche su tutto il valore aggiunto a livello mediatico che ha portato per il campionato. Abbiamo visto veramente tanta gente. L'ho visto poco, perché lui era davanti e io ero dietro. Però no, dai, Alex è sicuramente una persona che a livello mediatico attira molto, ha attirato molta gente in quest'ultimo appuntamento. Poi, avendo conquistato un oro olimpico in Brasile, questa
quest'anno sicuramente ha fatto in modo di attirare ancor più persone. Mi ha fatto piacere che insomma si sia inserito all'interno del nostro panorama, proprio perché ha dato un valore aggiunto. Ecco, forse proprio perché c'erano 3-4 squadre che si giocavano la vittoria, il suo punteggio sarebbe dovuto essere trasparente in termini proprio di fine classifica. Nel senso, è andata così, e lui ha vinto la gara, doveva per forza ottenere un buon risultato, perché altrimenti sarebbe stato un po' vana la sua presenza, però dai, mi è fatto piacere correre contro di lui, sicuramente un uomo di grande esperienza, soprattutto che per me come ragazzo è uno stimolo come visione di vita e è un esempio sportiva anche a 360 gradi. Bene, continueremo a parlare del Mugello e della stagione di Riccardo Agostini, ma di tutto il campionato italiano GT3 subito dopo il nostro primo break. Pubblicitario. Benissimo. Un minutino. Mecomer, azienda leader nel settore dello smaltimento dei rifiuti industriali, da oltre 50 anni al servizio delle imprese. www.mecomer.it. Nini Virta. Velocità, sicurezza, flessibilità, affidabilità. Ma non solo, anche tanta attenzione alle vostre merci, con la garanzia di utilizzo del partner più adatto al vostro business nei paesi scandinavi e in tutto il mondo. Nini Virta. Via camion, via mare, in aereo e un vasto parco mezzi adattabili a tutte le vostre esigenze. Operazioni doganali in sede, personale altamente qualificato. Nini Virta. Dal 2007 i primi in Italia a gestire il magazzino con etichette in radiofrequenza per controllare costantemente le vostre merci. Come avere in pista radio box a bordo. Per vincere non basta essere veloci, ma bisogna essere precisi ed affidabili. E noi lo sappiamo. Nini Virta, vincenti insieme a voi. Drivers Communication, l'agenzia grafica di riferimento per la tua comunicazione nel motorsport. Da anni realizziamo con professionalità e passione piani di comunicazione per piloti e team. Sviluppiamo brochure, logo, video e siti web. Per la tua immagine scegli un partner con competenze specifiche nel mondo del motorsport. Scopri tutti i servizi su driverscommunication.it. Continuiamo a parlare di campionato italiano GT3, abbiamo qui Riccardo Agostini negli studi televisivi di Sport Italia, abbiamo analizzato già il weekend del Mugello, ma da sottolineare che comunque la tua annata ti ha portato sul gradino più basso del podio, terzo assoluto nella classifica generale, sei soddisfatto? Guarda, sicuramente soddisfatto della stagione, perché a prescindere dalla prestazione un po' così in ombra dell'ultimo weekend, dall'inizio sino alla fine siamo stati tra i protagonisti, abbiamo fatto dei bei weekend di gara ottenendo 5 podi, 2 vittorie, quindi sempre in lotta per il titolo. Secondo me non potevo aspettarmi di più, anzi le mie aspettative a inizio campionato erano molto più ridimensionate e quindi il bilancio è solo positivo, sono solo contento di quello che sono riuscito ad ottenere con il mio compagno di squadra Alberto Di Folco, perché è stato il mio principale compagno nell'arco della stagione, e poi non dimentichiamo assieme a tutto il team che all'interno di questo campionato sicuramente si è distinto bene per essere la prima stagione in assoluto. Ricky, sei comunque arrivato primo tra i piloti Lamborghini, giusto? Sì, anche questo un aspetto importante, era tra i miei obiettivi a inizio di stagione, ci sono riuscito ad ottenerlo, e quindi fa ben sperare anche in un proseguio con questo marchio, con questa azienda, esatto. Certo. Sì, ecco.
Marco, terza posizione per e primi tra le Lamborghini per Riccardo Agostini e naturalmente per il suo compagno Alberto Di Folco, ma da segnalare che la vittoria del campionato è andata a una Ferrari, la 488 di Stefano Gai e Mirko Venturi del team Black Bull, mentre seconda posizione per l'Audi di Marco Mapelli e Philippe Albuquerque. Due parole sui tuoi rivali. Guarda, quest'anno credo sia stato molto tirato il campionato proprio perché sul campo c'erano degli equipaggi molto forti, composti da piloti altrettanto forti provenienti da serie nazionali ed internazionali. Sin da subito, diciamo, i rivali più temibili si sono rivelati appunto la Ferrari e l'Audi. Sono arrivati davanti a noi perché hanno sbagliato meno e perché sicuramente in più di un'occasione hanno dimostrato di essere più performanti. Quindi faccio i complimenti alla Ferrari, faccio i complimenti ad Audi, ma faccio complimenti insomma a tutti gli equipaggi che hanno composto e che hanno preso parte alla serie durante questa stagione, perché insomma non ci sono stati solo loro, ma anche la Lamborghini di Bortolotti Mull, anche loro all'inizio erano tra i favoriti, anzi se non i più favoriti per la conquista del titolo, anche se poi causa vicende extra hanno perso qualche punto per strada. Ricky, andiamo invece adesso un po' a ripercorrere tutto il campionato, sin dalla prima prova di Monza, partendo da lì. Sì, il weekend di Monza è partito direi bene, subito con un podio, una seconda posizione. In gara 2, esatto. Poi abbiamo ottenuto successivamente un'altra posizione, un altro risultato di rilievo nel weekend di Imola con un terzo posto. Il weekend di Misano purtroppo è stato un po' difficile per un problemino tecnico che abbiamo avuto in gara 1. Poi in gara 2 una buona performance sotto l'acqua che ci ha visti finire al quarto posto. Siamo arrivati al Mugello dove il weekend è andato particolarmente bene, ottenendo la vittoria, la nostra prima vittoria in gara 1. In gara 2 anche lì un problemino tecnico che ci ha rallentato. Weekend direi super di Vallelunga, una vittoria nella prima gara, anzi un secondo posto nella prima gara e una vittoria nella gara 2. E poi il penultimo appuntamento ad Imola ci ha visti protagonisti, anche se dovendo un po' subire le situazioni di gara per le penalità accumulate nel weekend di Vallelunga, e poi infine l'ultimo evento del Mugello che, come raccontavamo prima, ci ha messo un po' i bastoni tra le ruote, ecco. Qual è il weekend che ricordi con più felicità? Penso Vallelunga. Sì, Vallelunga, anche se poi sai ogni risultato un po' fine a se stesso, ci sono delle gare in cui magari non vinci ma ottieni un risultato dopo una gara magari più emozionante, no? E quindi ok, in questo caso durante quest'anno Vallelunga è quello che mi ha dato più, il weekend di Vallelunga mi ha dato più emozioni. Ma anche il Mugello, la prima vittoria, insomma, mi è piaciuta perché è stata proprio conquistata sul campo e quindi dai. Bene, bene. Sei pronto? Adesso no, si rifiuta. Sei pronto? Ora ci sarà questa nuova rubrica che si chiama Le confidenze di un pilota, speciale Riccardo Agostini. Ora Giorgia penserà alle domande da farti. Sì, andiamo prima in pubblicità. Andiamo prima in pubblicità. Un minutino, torniamo e non vi potete perdere questa prima rubrica, Le confidenze di un pilota, speciale Riccardo Agostini. Pronto Ricky? Vai. Pubblicità. Balzarotti Ascensori, da oltre 50 anni leader in Lombardia. Affidati a noi per l'installazione del tuo impianto o la manutenzione del tuo ascensore di qualsiasi marca e modello.
chiami tranquillo col nostro servizio di pronto intervento 24 ore su 24, preventivi rapidi e personalizzati per ogni esigenza. Contattaci al sito www.balzarotiascensori.it. Nasce a Sarnico, Bergamo, sulle rive del bellissimo lago d'Iseo, Tattoo Dreams, un originalissimo centro di tatuaggi, piercing e trucco permanente, ma non solo. All'interno dei 110 metri quadrati di Tattoo Dreams troverete anche abbigliamento fashion, gioielli e un selezionato lounge bar per poter offrire ai nostri clienti i migliori selezionati vini della Franciacorta, tre postazioni per i nostri artisti dei tattoo, dei piercing e del trucco permanente sapranno realizzare vere e proprie opere d'arte sul tuo corpo. Vi aspettiamo in via Suardo 18 a Sarnico, Bergamo, per creare una vera e propria opera d'arte sulla tua pelle. Tattoo Dreams, quando il sogno diventa realtà. Il tuo sogno in pista dà la possibilità a chiunque interessato di poter provare all'interno degli autodromi più belli ed affascinanti l'ebbrezza di una vettura da corsa. Il cavallo di battaglia che il tuo sogno in pista propone è una performante Lotus Exige modello 240R, vettura da corsa con 240 cavalli e un peso di 930 kg. Vuoi stupire? Regala le gift card personalizzate il tuo sogno in pista. Regalerai una giornata da pilota e assoluta adrenalina. Tutti i drivers verranno seguiti da istruttori professionisti e da un'assistenza tecnica in pista. Per informazioni www.iltuosognoinpista.it. E ora non solo motorsport, perché in questa ultima parte di trasmissione, amici di OnRace TV, si parlerà di una cosa molto particolare, o meglio, vedremo cosa esatto. Verrà fuori. La rubrica si chiama Le confidenze di un pilota, speciale Riccardo Agostini, e ora non si vorrà parlare solo di corse, ma anche quello che sta dietro alle quinte nella vita privata di un pilota. Esatto. E naturalmente chi meglio di Giorgia Crivello può mettere alla frusta un nostro pilota. Ma Ricky, abbiamo scelto proprio di dedicare quest'ultimo spazio, no, a queste domande, anche perché sicuramente i nostri telespettatori saranno ovviamente interessati a vedere le immagini della gara e sentir parlare di tutto ciò che concerne il lavoro di questi ragazzi. Ma se io fossi a casa, se fossi un ragazzo magari anche della sua età, un uomo più grande, vorrei sapere un po' di curiosità e quello anche che sta dietro, no, alla vita di questi ragazzi. Beh, quindi anche qualche ragazza può essere interessata. Sicuramente, non volevo essere così esplicita, però anche le mie amiche infatti hanno detto, ma carino quello là che è venuto. Parlavano di me. No, parlavano di voi. Allora, che amiche del cavolo. Io ho pensato a un po' di domande. La prima domanda, magari anche se vogliamo dare qualche consiglio, no, per chi vuole iniziare magari anche a fare questo sport, le rinunce da fare per fare questo lavoro, no? Magari hai fatto delle rinunce a partire magari, non so, dalle fidanzate, piuttosto che gli amici, piuttosto che gli studi, no? La vita sì. Del pilota. Ma la vita del pilota è molto difficile perché, ma diciamo la vita dello sportivo è difficile perché devi essere veramente molto concentrato. Esatto, e cioè devi... non è che la sera prima puoi permetterti di uscire a bere, cioè, ovviamente. No, quello assolutamente no, poi io ti parlo, insomma non è che sia un santo, tra virgolette, cioè le cose le ho fatte certo. Anch'io. Sempre... E ci vuole anche per sì, un sì, sì. Svagarsi. Ponderatamente, certo, però... Per arrivare in alto ci vuole molta dedizione, concentrazione, ti puoi permettere poco svago, soprattutto quando sei giovane, cioè devi capire da giovane quello che in teoria normalmente capisci da grande. Cioè fai delle rinunce, magari una persona normale le fa un po' più avanti. Sì, io infatti non dico di aver sofferto perché è stata una mia scelta di vita, però la vita adolescenziale l'ho vissuta molto diversamente rispetto a qualsiasi altro ragazzo della mia età. Ripeto, ho fatto questo tipo di rinunce, ma consapevole di quello che stavo facendo e felice appunto di intraprendere una strada differente. Questo tipo di esperienza maturata negli anni, ora la vedo che mi sta dando un forte aiuto anche come visione, perché la cosa più difficile secondo me è riuscire a relazionarsi quando sei bambino già con della gente un adulta. Un team di lavoro molto più grande. Esatto, che pretende da te un lavoro
da professionista, seppur tu abbia insomma 13 anni, certo. Se consideriamo che oggi ci sono dei piloti, vedi il caso Verstappen che a 17 anni arrivano in Formula 1, insomma uno deve essere veramente preparato a 360 gradi. Ma invece quando sei in strada, no? Magari sei in macchina e tutto quanto e vedi la strada libera, no? Ti viene da schiacciare il pedale, insomma l'acceleratore come se fossi in pista? Ti viene da rischiare un pochettino anche quando sei in strada? Ma diciamo che io, allora, rischio mai, nel senso che calcolo abbastanza il pericolo e più che altro devo considerare che gli altri non hanno la mia stessa visione, cioè nel senso io sono abituato non a velocità. Non hanno magari neanche il tuo occhio. Esatto, e a momenti che gli altri ovviamente naturalmente non hanno. Ecco, per cui... a proposito degli altri... ti capiterà di uscire con i tuoi amici, piuttosto, sì, che ti chiedono, dai Ricky, cioè, facci venire un po' d'adrenalina, facci divertire. Sì, beh, anche se con la macchina che guido normalmente non è che si possa fare. Vabbè, però comunque sei sempre un pilota, nel senso, sì, no? Sì, no, e vabbè, capita comunque. Gliela lasci la macchina loro, cioè ti fidi la tua ragazza, per esempio, Mi fido di una persona solamente che guida, mi porta sempre in giro perché... si chiama Nicolò e lui guida bene. Amico? Sì, sì, è il mio migliore amico e quando lo lascio sempre guidare, così io sto tranquillo. E alla tua ragazza gliela lasci la macchina? No. Non ti fidi? No, sentilo. Assolutamente. No, ma poi mi piace guidare, quindi cioè, anche per strada, a meno che non mi trovi a Milano, che certo, è pieno di strada. E vedi, ti piace, quindi ti viene un po' per strada? Sì, anche sì, da... no, mi piace. Ecco, che rapporto hai ad esempio con le ragazze, Ricky? Una persona di che... Ma è fidanzato! Eh? È fidanzato? Sì, no, ma dico, ma che tipo di rapporto ha un pilota con la propria ragazza? Esempio... Cioè, quante volte la vedi? No, ma poi per esempio ti segue? Cioè, in giro per... Ma sì, io insomma, il rapporto che ha un pilota con la propria ragazza è sempre un qualcosa di particolare, più che altro perché... la figura femminile deve capire questo modo di vivere. Questo mondo, perché comporta anche delle rinunce, se vogliamo, cioè io se sono via sto facendo un lavoro ed è importante che insomma entrambe le parti riescano a che lei sia abbastanza mettere matura assieme, da non mettersi esatto, certo, questo tipo di cosa, però insomma le cose, io sono abbastanza giovane e, vivo il presente, cerco di fare il mio, se non altro per costruirmi, certo, appunto una base solida sulla quale lavorare per il futuro. E in futuro, ecco. Bravo. Beh, mi è piaciuta questa rubrica, qualche altra domanda? No, è come parlare tra... teniamocele per le prossime volte, dai, non facciamo tutto. Vedi, è come parlare tra amici, ma sicuramente a casa hanno ascoltato interessati, ne sono assolutamente sicura. Assolutamente. Ringraziamenti per questo 2016, Ricky. I ringraziamenti sono sempre tanti da fare, perché se non fosse grazie ai miei sponsor, alla mia famiglia che mi segue sempre e comunque tutte le persone che hanno preso parte al mio progetto sin dall'inizio, insomma, non sarei qua, non avrei ottenuto i risultati che poi ho ottenuto, appunto, e quindi grazie al team, grazie nuovamente alla famiglia, agli sponsor che mi hanno sostenuto, che spero continueranno a sostenermi, e chissà, dai, ci rivedremo il prossimo anno. È prematuro parlare di 2017, Ricky? Sì, onestamente sì, siamo in questo momento un po' sono i mesi clou, dove tante cose vengono a galla, tante proposte per l'anno prossimo, però sono sicuro che il 2017 mi riserva qualcosa di importante. Mi auguro, ma sono sicuro, al fianco di Lamborghini, quindi guardiamo avanti. Ce li racconterai magari nella prossima puntata dei progetti. Volentieri. Giorgina! Ricordiamo anche i contatti di Riccardo, qualora volessero... Sì, il mio sito internet è www.riccardoagostini.eu. Poi ovviamente ho il social network, Facebook, Riccardo Agostini official page, e poi l'Instagram, Ricky Agostini. Insomma, uno se vuole mi trova. Esatto.
www.orrace.tv, info@orrace.tv per scriverci, siete sempre di più a farlo, continuate a seguirci. In questo modo, esatto, appassionato. Esatto, le nostre pagine Facebook sono GoCar TV o Race TV. Mettete un bel mi piace. Seguite anche Riccardo Scarlatto sia su Instagram che su Facebook e anche me, Giorgia Crivello, perché insomma pubblichiamo un sacco di cose anche inerenti alle puntate, ai nostri ospiti e ovviamente andiamo anche a ricordarvi il nostro appuntamento della domenica, casomai che ve lo scordate. Benissimo, per questa settimana è tutto, ci vediamo alla prossima, grazie mille. Questo programma è stato offerto da OnRace.tv, collegatevi. Parole di Oriano, uscito da Sboroni.